News dall'Argentario, con il contributo di Sindaco Arturo Ciarilli, allora nel momento in cui la stagione, diciamo così, regolare sta per terminare, si apre una nuova frontiera per il turismo all'Argentario. Ma le navi da crociera, qualcuno gli chiede di chi è il merito delle navi da crociera, no? Questa è la domanda. Io dico di tutti e di nessuno, tanto il merito è della bellezza dell'Argentario, poi il merito di tutti quelli che negli anni ci hanno creduto e ci hanno investito magari. Forse oggi stiamo raccogliendo dei frutti, ma i frutti sono frutti del passato. Io già ricordo nella campagna elettorale del 2004, non si parlava delle navi da crociera, ma sono sicuro che anche mio babbo alla fine parlava di questa, come commerciante sperava nelle navi da crociera. Quindi oggi stanno arrivando e soprattutto sono importanti quelli che arriveranno ad ottobre, perché oggi come oggi le 800 persone che sono scese tutto sommato si mescolano con tutti gli altri villeggianti che abbiamo in questo periodo. Tra l'altro una stagione veramente di altissimo livello, dove tutti i ristoranti, i bar sono rimasti tutti quanti fortemente contenti. Tanta gente, diciamo anche che la fortuna nella disgrazia altrui, che la gente forse ha scelto di non andare all'estero, ma di rimanere in posti come l'Argentario, che è un posto tutto sommato molto sicuro. Ecco, dicevo, quando poi la barca arriverà ad ottobre, quelle 500-600 persone che scendono saranno veramente... Ma io ho fatto un po' il curioso qui, no? A parte la metà di quelli che sono scesi sono ancora a terra, quindi evidentemente mangiano, bevono qui a Porto Santo Stefano. E poi quelli che sono tornati li ho visti con tanti pacchettini. Sì, diciamo anche qui... Hanno speso, via. Sì, hanno speso, ma sono sicuro che potrebbero spendere di più se ci fosse più offerta da parte nostra. Santo Stefano non è un negozio, non abbiamo tante cose, però è un cane che si morde la coda, cioè se il negoziante o se il potenziale negoziante si rende conto di questa grossa potenzialità, ecco che allora apre
il nuovo negozio, arricchisce il proprio negozio e questo porta ovviamente a far venire più gente, insomma, quindi bisogna crederci, a come dicevo prima, bisogna investire, bisogna non lamentarti se la prima nave che arriva magari non viene nel tuo negozio, ci sta che nel tuo negozio non sia venuto nessuno ma è andato soltanto a quella accanto, però se poi la cosa si ingrandisce ecco che poi arriva anche al tuo negozio, quindi anche da parte dei commercianti chiedo ancora pazienza e sopportazione in un momento certamente di crisi nazionale ed internazionale che colpisce anche l'argentario, ma insomma noi ci diamo da fare veramente affinché questa crisi venga superata. Perché non organizzare anche qualche cosa qui nei pressi del molo, perché ho visto tanta gente che stava guardando per cercare i negozi. Sì, questa è una zona portuale, è chiaro che qua in questo momento i negozi ci possono essere, ma basta spostarsi di 100 metri all'interno oppure andando giù verso la piazza che qualcosa si trova, insomma, quindi ripeto, un negozio qui magari funzionerebbe soltanto un giorno all'anno o 10 giorni all'anno e questo nessun investitore farà un discorso del genere. Ci vuole tempo e ci vuole fiducia. Cosa ti hanno regalato? Ma il crest della nave, bella, molto bella, nave veramente di altissima qualità, tutto perfetto, tutto bello. Ci vuole un po' di soldi per andarci, insomma, ecco, perché non sono navi da crociera da 700 euro la settimana, questa è una nave da 400-500 dollari il giorno, quindi questo dà anche l'idea che la gente che è lì è gente che ha un portafoglio che può spendere al di là della crisi, insomma, cioè gente che magari la crisi si tocca, ma insomma tocca relativamente rispetto a noi che invece ci tocca un po' di più. Porto Santo Stefano, qui c'è gran movimento questa mattina, il comandante del porto Tullio Arcangeli, è un lavoro supplementare anche per voi? Certo, sì, diciamo che innanzitutto è una vittoria per tutto Monte Argentario, per il comune e per tutti gli operatori del settore. Sicuramente è un impegno per il corpo dei capitani di porto, anche perché nell'ambito delle attività finalizzate a garantire i livelli di security in ambito portuale è stata incrementata l'attività di vigilanza. Questo comporta un controllo e monitoraggio più assiduo sia in rada da parte dei mezzi della capitaneria di porto sia per i passeggeri, questo però in collaborazione con i PFSO addetti proprio a questo incarico. Vedo che lo fa con un bel sorriso, si sente quasi Santo Stefanese. Quello sicuramente, ormai diciamo che era un mio sogno, possiamo dirlo così, appena arrivato 2 anni fa non era pensabile un punto di security a Monte Argentario, o meglio, se ne parlava però non era mai stato realizzato. Grazie al sindaco, grazie all'autorità portuale, grazie agli operatori che sono riusciti a far inserire anche Monte Argentario nell'ambito delle tappe turistiche di queste mini crociere, oggi è veramente una vittoria per le capitanerie e per tutto il comune di Monte Argentario, quindi la sento particolarmente mia anche questa vittoria. E si vede. In dettaglio i suoi uomini che cosa fanno dal momento in cui si preannuncia l'arrivo della nave fino al momento della partenza? Come sapete, a seguito di un comitato interministeriale è stato elevato a 2 il livello di security del porto. Questo significa un pattugliamento delle navi passeggeri e ro-ro passeggeri che arrivano nei porti, quindi uno sforzo per tutte le capitanerie e in particolare per Monte Argentario. All'arrivo noi effettuiamo dei pattugliamenti prima nella rada di Monte Argentario e poi una volta che l'unità è alla fonda continuiamo il monitoraggio durante tutta la giornata. Questo in mare. Praticamente li fate da balia affinché rimane qua. Sì, sì, perché purtroppo sono stati incrementati, il livello di security è stato aumentato e questo comporta, diciamo, è disciplinato anche da una normativa internazionale, l'ISPS Code.
Fabrizio Palombo è dirigente, direttore, responsabile dell'agenzia che poi conduce queste navi nel porto, prima a Porto Ercole, adesso a Porto Santo Stefano, un bel battesimo. Veramente oggi siamo stati fortunati, è stata una giornata bellissima, siamo contentissimi perché questo progetto sta decollando, ma sta decollando bene. Devo dire che il merito va a tutti quanti, proprio tutti quelli che hanno collaborato fin dall'inizio riuscire per realizzare questa idea che era nata da pochi ma è stata poi sposata dall'autorità portuale regionale e dal comune di Monte Argentario, e io sono felicissimo di dire che questa oggi è una giornata di festa per tutti quanti noi. Ecco, giornate di festa che si ripeteranno, qual è il calendario se c'è? Allora, nel mese di settembre abbiamo ancora scali a Porto Ercole, ci sono due scali nel mese di settembre, e nel mese di ottobre ci sono, mi sembra, vado un po' a memoria, cinque scali tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole. E per noi però c'è un appuntamento molto importante, perché parteciperemo al Sea Trade a Santa Cruz de Tenerife, dove andremo per la prima volta a proporre in maniera ufficiale Porto Argentario, i porti del Monte Argentario, la porta di accesso alla Maremma Toscana, a questo comprensorio bellissimo, perché sarebbe molto riduttivo parlare soltanto di Monte Argentario, noi vogliamo parlare anche dell'entroterra, vogliamo parlare di tutte le nostre peculiarità, percorsi enogastronomici, percorsi culturali, tutto quello che possiamo tra virgolette vendere in questa zona. Ecco Fabrizio, abbiamo visto scendere un centinaio di ospiti della nave e abbiamo visto una ressa qui davanti ai ragazzi dell'accoglienza. Che cosa chiedono in particolare? Chi arriva in un porto vuole sapere le notizie minime per poter fare un giro, per conoscere qualche cosa di questa realtà totalmente sconosciuta. Abbiamo avuto questa possibilità anche con il liceo linguistico di Orbetello di avere con noi i ragazzi dell'accoglienza, sono dei ragazzi del liceo linguistico appunto, che fanno un po' da ambasciatori del territorio, con la loro freschezza, con la loro gioventù, danno notizie, forniscono mappe. E poi anche un altro ringraziamento grande va fatto alla Proloco di Porto Santo Stefano, che come quella di Porto Ercole si è messa a disposizione del progetto per garantire queste informazioni, queste notizie per tutti i croceristi. Argentario, con il contributo di